Come sta Loretta Goggi dopo aver lasciato la televisione definitivamente? La showgirl sta affrontando ancora la malattia? Loretta Goggi ha lasciato il suo ruolo di giudice a Tale e Quale Show, ritirandosi almeno per il momento dal mondo dello spettacolo. Ha una malattia? Facciamo una carrellata nella sua vita, sia privata sia pubblica, partendo dalla sua carriera e scopriamo come sta adesso. Leggi anche, Daniela Goggi, la carriera della sorella di Loretta Goggi, dalle Big Bubble alle canzoni di successo. Per 13 anni Loretta Goggi è stata giudice di Tale e Quale Show, regalando ai telespettatori perle della sua capacità di grande personaggio della televisione. Poi, quasi improvvisamente, nella primavera del 2024, ha annunciato il suo addio dal programma di Carlo Conti, lasciando il pubblico attonito perché la sua presenza ininterrotta nella trasmissione era diventata ormai una bellissima consuetudine. Come mai la regina dello spettacolo italiano ha deciso di lasciare la sua tanto amata professione? La sua decisione ha a che fare con una malattia? Scopriamo tutto di seguito. Loretta Goggi ha una malattia. Quando Loretta Goggi ha annunciato di voler lasciare la televisione, immancabilmente, in molti hanno pensato che la decisione della showgirl fosse legata a problemi di salute. Invece non è così. Loretta Goggi ha deciso di volersi dedicare esclusivamente sua vita personale e alla famiglia, particolarmente al suo pronipote, figlio di Maria Costanza Vannutelli, a sua volta figlia di sua sorella Daniela Goggi. Ha lasciato la TV per l'Alzheimer, quindi non c'è nessuna malattia nella vita di Loretta Goggi se non la consapevolezza di volersi dedicare in tutto e per tutto ai suoi affetti, alle persone più care. E se i maligni hanno pensato che la regina della televisione italiana abbia a che fare con il morbo di Alzheimer, dovranno ricredersi. Parlando con cuore aperto al suo pubblico, Loretta ha emozionato tutti con queste parole. Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi. Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l'arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente. Conosco molto bene questa sensazione che altre volte ho incrociato sul mio cammino ricordandomi ciò che mi ero ripromessa che sarebbe sempre stato al primo posto nella mia vita. La mia vita. Ecco come sta adesso Loretta Goggi. La vita privata di Loretta Goggi è stata sempre legata alle sue sorelle Liliana e Daniela. Dopo la morte di Gianni Brezza, il suo amato marito, avvenuta nel 2011, la Goggi ha affrontato periodi molto tristi, vivendo una tremenda depressione. In più aveva avuto un problema alla tiroide, come lei stessa ha confessato. Anziché dimagrire, ingrassavo. Il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Stavo morendo. Mi ha salvata un'endocrinologa facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare. Loretta Goggi si è ripresa allora e sta benissimo anche oggi, soprattutto dopo aver deciso di ritornare a vivere pienamente la sua vita privata lontana dai riflettori. Stare vicina al suo pronipote le regala grandi momenti di gioia e serenità. La showgirl, infatti, non ha mai avuto figli, per cui si è molto affezionata a sua nipote e, ovviamente, anche a suo figlio. Tutto sulla sua carriera. La carriera di Loretta Goggi è stata costellata di grandi successi, fin dal suo debutto quando era ancora bambina. Attrice, cantante, ballerina, imitatrice, presentatrice e conduttrice, Loretta per diversi decenni ha dato prova di essere un grande personaggio, vera stella della televisione italiana. In televisione Loretta aveva debuttato nel 1969, come conduttrice di Incontro, mentre nel 1971 ha recita in ben 3 sceneggiati televisivi, e Le stelle stanno a guardare, Racconti italiani del Novecento e La sera della partita. L'anno dopo Loretta ha affiancato Pippo Baudo al timone di Canzonissima, rimanendo nella trasmissione anche per altre edizioni. Da quel momento la carriera della Goggi prende letteralmente il via, trasformandola in personaggio popolare e amato dal grande pubblico.
10 anni dopo il suo debutto nel piccolo schermo, nel 1969, Loretta conferma il suo enorme talento alla guida di Fantastico, dove ha anche lanciato una delle sue canzoni più conosciute, L'aria del sabato sera. Uno dei suoi più grandi trionfi è indubbiamente Maledetta Primavera, brano presentato al Festival di Sanremo nel 1981, diventata una canzone iconica per molte generazioni. Arrivata seconda alla Kermesse Canora, si rivela una hit internazionale che venderà oltre 1 milione di copie ricevendo il disco d'oro e il disco di platino. Agli inizi degli anni 80 la Goggi ha deciso di trasferirsi dalla televisione di Stato alle reti Fininvest, per condurre Hello Goggi. Tornata in Rai, ha vinto un tè il gatto grazie alla conduzione del game Loretta Goggi in Quiz. Tra il 1987 e il 1988 si è confermata showgirl di grande talento, grazie alla sua magistrale attività di presentatrice principale del 36esimo Festival di Sanremo e di conduttrice di Ieri, Goggi e Domani, grazie ai quali ha conquistato il telegatto come personaggio televisivo femminile dell'anno. Il ritorno in televisione, dopo alcuni anni di lontananza dalla televisione a causa della malattia e poi morte del marito Gianni Brezza, la Goggi è ritornata in televisione nel 2012, come giudice di Tale e Quale Show. Nello stesso anno ha preso parte alla serie Pazze di me, di Fausto Brizzi, riprendendo quindi anche a recitare nella fiction Un'altra vita, 2013, a fianco di Vanessa Incontrada e diretta da Cinzia TH Torrini, che nel 2016 l'ha voluta anche Vuole sul set di Sorelle. Nel 2020, oltre a essere sempre presente nel programma di Carlo Conti del venerdì sera di Rai 1, è stata nel cast di ben 4 film, Burraco Fatale, Glassboy, Rido perché ti amo e Ritorno al crimine. A 40 anni dal suo lancio, nel 2021 ha ricevuto il disco di platino per Maledetta Primavera, mentre nel 2022 è tornata sul set con la miniserie di Canale 5 Più Forti del Destino. Marito di Loretta Goggi, Loretta Goggi ha vissuto un grande amore con Gianni Brezza, l'uomo della sua vita. Si erano conosciuti nel 1979, nel corso della produzione di Fantastico, su Rai 1, dove entrambi erano impegnati, lei come conduttrice e showgirl, lui come coreografo e ballerino. Gianni era più grande di lei di 13 anni e, come se non bastasse, era sposato e aveva a carico 3 figli. Tale condizione per il tempo era un vero e proprio scandalo. Eppure Loretta e Gianni hanno vissuto pienamente il loro amore, senza curarsi delle maldicenze. Dopo una vita insieme, il 26 aprile 2008, finalmente Loretta Goggi e Gianni Brezza hanno potuto convolare a nozze, celebrando finalmente il loro matrimonio. Purtroppo la vita felice della coppia ha dovuto fare i conti con il destino. Gianni Brezza si è ammalato di una tremenda malattia, un tumore al colon che l'ha portato alla morte il 5 aprile 2011.